Firma di punta del Manifesto, quotidiano per il quale scrive una seguitissima rubrica di critica televisiva, Norma Rangeri ha pubblicato per Rizzoli Chi l'ha vista, un saggio che non senza ironia ci guida in un bel ripasso degli ultimi 15 anni di storia italiana attraverso lo specchio della TV. Scorrendo le pagine del libro, uno zapping particolare. Ci sono molti barbarismi, no? Per esempio il cleptomane, quando tu dici che questo è un cleptomane. Ecco i primi capitoli sulla TV in mutande, cioè la TV delle vallette, della donna usata come corpo, come non succede in nessun'altra televisione pubblica del mondo, tra l'altro. Ecco la TV dei reality, ecco il capitolo chiamato Cogne, per dire come noi trattiamo ormai la cronaca nera, che se non è ferrata, se non c'è la coltellata, se non c'è il sangue, non va in onda. Che noi non ci si vedeva in pubblico, È vero. In teoria tutti cercano di fare TV di qualità, ma nei fatti sembra vincere la logica degli ascolti e dell'eterna questione dell'Auditel. Il problema dell'Auditel è molto serio, perché se persino i telegiornali funzionano con l'Auditel, noi possiamo capire quanto pesa sulla qualità dell'informazione. Auditel significa semplicemente che la televisione vende telespettatori agli inserzionisti pubblicitari, quindi un programma non è buono o cattivo a seconda, per esempio nel caso del telegiornale, se fa una buona o cattiva informazione, ma se viene visto da tot milioni di persone. Ora, siccome anche Sanremo viene visto da tot milioni di persone, questo non vuol dire di per sé che è un buon festival sempre, dipende. Ma qual è il palinsesto ideale di Norma Rangeri? A me piace molto la TV che diverte, quindi mi piacerebbe molto vedere una satira fatta da attori bravi, tipo le satire che fanno la BBC, la televisione inglese. Tu non capisci niente della lingua magari, ma ridi come un pazzo. Perché? Perché ci sono degli attori straordinari. Quindi vorrei essere intrattenuta, divertirmi e poi essere informata, cioè capire e sapere quello che succede nel mondo, non quello che succede nei partiti, perché francamente questa televisione è manipolata, è appesantita da una chiacchiera politica ormai insopportabile.